Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con uno scopriamo particolarmente atteso, ovvero quello di Thrones of Britannia, il nuovo Total War in uscita, il 3 su PC. E lo stiamo provando qualche giorno prima perché quelli di Creative Assembly sono i migliori del mondo e fortunatamente abbiamo avuto l'opportunità di provarlo con un filo d'anticipo. Per cui io sono stracurioso, so che mi renderò ridicolo anche oggi perché come ben sapete non è che sia proprio un campione del mondo con questi Total War, ma li amo la follia. Per cui vediamo se questa volta riusciamo a levarci una bella soddisfazione dopo i brutti ricordi di Total War Warhammer 2. Allora, a sto giro io vorrei fare una cosa come si deve, per cui preparatevi perché questa volta ci metterò tutto me stesso e chissà che non si riesca a portare a casa una campagna come si deve. Allora, intanto vediamo cosa offre il gioco. Allora, regni inglesi, regni gallesi. Allora, regni inglesi abbiamo i Mercia e gli Wessex, regni gallesi Gwynedd e Strathclyde, i regni gaelici Circen e Mide, grande esercito vichingo, Anglia orientale, Northumbria, re del mare vichinghi, Dublino, isole del sud. Allora, già è problematico, nel senso che decidere è problematico, un po'. Perché allora, io a occhio sono fortemente indeciso fra regni inglesi di Wessex oppure il grande esercito vichingo di Northumbria. Sfida iniziale difficile, personaggi sleali, me faccio gli affari miei, fondamentalmente. Regni gaelici. Anglia orientale, tutto difficile. Che cazzarola. Re del mare dei vichinghi. Dublino. Volevo fare una cosa vichinga. Leader della fazione Bard. Ce ne sono una marea. Non lo so. Andiamo con Alfred, su, Wessex. Allora. Dopo decenni di saccheggi vichinghi, la successione del Wessex si tramandò di fratello in fratello fino ad Alfredo, il cui temperamento, a detta di alcuni, era più idoneo per una vita votata alla religiosità e all'erudizione. Tuttavia, avendo sconfitto i vichinghi in battaglia, trattò per ottenere una pace duratura. Sfortunatamente i vichinghi non hanno onorato l'accordo, da allora gli assalti sono aumentati e per un breve periodo hanno persino scacciato il re del Wessex dalla sua capitale. Ovviamente, Alfredo si prepara a contrattaccare. Allora, premessa. Questo è uno scopriamo, per cui il gioco lo scopriamo. Se poi volessimo fare una serie e ci sarà l'immancabile sondaggio alta destra a fine video, decideremo con quale, a prescindere dalla difficoltà, per cui l'avete visti, un po' tutti i vari. Iniziate, se vi dovesse interessare una serie, a scrivere con quale di queste fazioni vorreste che si andasse avanti. Allora, obiettivi di vittoria. L'assemblea nazionale degli anglosassoni si riunisce per discutere dei progressi compiuti per avanzare nuove proposte sul foro di Wessex. Dunque, vabbè, qua sono le cose classiche. Andiamo, proviamo, vediamo. Ho abbastanza timore di quello che sta per accadere, ma confido che la fortuna sarà dalla nostra parte. Confido. Perché senza fortuna la vedo male. Caratteristiche di fazioni, più 5 all'esperienza per i generali per turno, forte fanteria corazzata con lancio e spada, cavalleria all'avanguardia impressionante, e quello dell'assemblea ve l'ho letto prima. Caratteristiche culturali, soldati part-time che promisero di lasciare le fattorie per il servizio militare ogni anno, regola delle unità in base al numero di insediamenti che possiedi, più 25% all'aura del comandante, tutti i personaggi, più 5 all'abilità corpo a corpo per tutte le unità in difesa, tutti gli eserciti, quindi siamo una fazione presidiante in qualche modo, con una predisposizione per il presidio piuttosto che per la conquista, e la cosa dovrebbe controbilanciare quello che immagino sia una predisposizione verso la conquista di tutti gli altri. Da molto i vichinghi saccheggiano le nostre terre, ma nulla ci avrebbe potuto preparare alla loro grande armata. Per decenni li abbiamo affrontati e l'ago della bilancia si è spostato più volte da un contendente all'altro. Fino al momento in cui furono sconfitti e la loro grande armata lasciò le nostre terre.
l'Inghilterra è divisa e il suo vecchio ordine politico è stato spazzato via. Abbiamo combattuto tra di noi per troppo tempo. È giunto il momento di unirsi per l'Inghilterra. Sì! Che bello. L'Inghilterra è divisa, fiaccata da 10 anni di combattimenti. Il Wessex ha subito danni ingenti, ma la sua stella è ora in ascesa. È compito tuo riuscire a riportare l'ordine in questi territori. Ci sono dei vassalli sotto la tua protezione, i quali hanno giurato di aiutarti in tempo di guerra. Si tratta di Gwent e Gliwisig a nord-ovest, Defena e Cornovaglia a ovest e Sussex e Kent a est. È molto importante conservare buoni rapporti con i tuoi vassalli. Se non lo farai, potrebbero decidere di rompere il trattato invece di scendere in guerra al tuo fianco. Gira voce che i vichinghi abbiano effettuato altre incursioni a sud. Dovrai aumentare le tue difese in quella zona. In questo modo il loro attacco non riuscirà a coglierti di sorpresa. Uno dei tuoi eserciti è pronto ad attaccare i ribelli del sud. Se sventerai in fretta questa minaccia, potrai regalare un po' di stabilità ai tuoi territori. Ci si può provare. Allora, dobbiamo portare stabilità nelle nostre terre prima di guardare oltre i nostri confini. Dimostra il tuo diritto a governare ed elimina i ribelli nelle vicinanze. Obiettivi: elimina i ribelli a Scadefursburg. Stabilità interna più 5. Vabbè. Puoi selezionare eserciti e insediamenti con il tasto sinistro. Puoi spostare gli eserciti selezionati cliccando con il tasto destro su un punto della mappa o su un bersaglio da attaccare. La tua priorità al momento dovrebbe essere quella di liberarti dei ribelli interni. Bene. Allora, noi si ha come obiettivo quello di liberare qui. Che è occupato. Esercito ribelle. Noi siamo questi, schieramento a testa di cinghiale. E andiamo a occuparcene. Vado. C'è una battaglia in vista. Hai 3 possibilità: risolverla automaticamente, combattere o ritirarti. È fortemente consigliabile combattere la prima battaglia, così da imparare i comandi manuali. Allora, io direi che la giochiamo. Durante i combattimenti notturni non si possono ricevere rinforzi e il campo visivo è notevolmente ridotto per combattere per entrambe le fazioni. C'era sta cosa? Non c'era. O meglio, in Total War Warhammer 2 non c'era, ne sono praticamente certo. La vado a combattere di giorno. Rigorosamente di giorno, perché... Allora, siamo in forte vantaggio. Il nostro ribelle esercito ha un capo di 35 anni. Noi ne abbiamo 29. Più o meno la mia età. Siamo fuori di uno. Allora, direi che dovrebbe essere... Abbiamo 2 unità di arcieri, cavalleria e 2 di fanteria più la... il gruppo suo. Siamo in mezzo alle foreste del sud d'Inghilterra. Teoricamente non dovrebbe essere sto gran problema. Sono discretamente sereno, anche perché lui ha comando e autorità e zero. Potremmo farcela, ecco, teoricamente, senza grossi patemi d'animo e o problemi. Ci siamo! Iniziamo la battaglia. Allora, come forza attaccante puoi aspettare che le condizioni meteorologiche siano più favorevoli prima di iniziare l'offensiva. Meteo attuale è asciutto. Nessun fattore... No, inizia, quindi non attendo. Grazie. Sto bene così. Le truppe vanno schierate prima della battaglia.
Clicca col tasto sinistro sulle unità da selezionare. Dopodiché clicca col destro per farle spostare. Allora, siccome qualcosa mi ricordo di Total War Warhammer 2, io direi la cavalleria. Dunque, loro stanno qua. Sono quattro gatti, quattro proprio, eh. E vabbè, allora, io direi cavalleria la metto qua. Così gli facciamo fare il giro di qua. Grazie, non voglio girare. Poi la fanteria la metterei frontale qua. E dunque i due gruppi d'arcieri li potremmo mettere qua. E l'armata principale la mettiamo un po' dietro. Allora, io mi lascio la fanteria qua pronta a subentrare. Il resto farei avanzare fanteria al centro, le due armate di arcieri ai lati, magari nascoste dalle fratte, dagli alberi, e l'armata del nostro reggente in forma centrale. Vai! Le tue truppe a cavallo sono agili e potenti, ma soffrono durante gli scontri prolungati con la fanteria. Usale per sfiancare il nemico ai lati. Non ti preoccupare, che sappiamo cosa fare. Nascondiamo la fanteria, la cavalleria in mezzo agli alberi. Dai, dai. Stanno avanzando? No. Allora, lasciamo andare avanti. Loro non si muovono. La cavalleria è in posizione. Noi ci mettiamo nella fase centrale. Avanziamo, avanziamo. È troppo indietro quella. Gli arcieri sono troppo indietro. La cavalleria va bene. Credo che sarà estremamente comoda la cosa. Allora, calma e sangue freddo. Appena parte l'attacco io tiro fuori la cavalleria. Stanno arrivando. Allora, ci hanno visto. Allora, credo, forza. Dov'è la cavalleria? Andiamo centrali, forza. Forza, forza. Cavalleria. Dai, dai, dai. Veloci, veloci, veloci. Avanzare, avanzare. Cavalleria. Ci sta mettendo uno sproposito a fare il giro la cavalleria. Forza, forza. Capirai. Ma quanto ci stanno a mettere? Ci siamo persi la cavalleria. Ci si può sbrigare? L'ho gestita proprio
sugli spazi pensavo che fosse un po' diverso. Abbiamo perso già gli acciai. Bene. Si rifiutano di combattere. Va bene. Va bene, arcieri andati. Ok, perlomeno. Perlomeno la cavalleria ha colpito dove doveva colpire. Almeno quello. Io direi di dare un po' di coraggio. Dai, dai. La battaglia volge in nostro favore. Dai, che è andata, su. A parte gli arcieri che sono andati. Dai, dai, dai. Fanteria fuori. Fanteria. Cavalleria fuori da tutto il caos. Usiamola per sfiancare lì. Vabbè, meno male che questa missione è particolarmente facile. Dai, dai, dai. La cavalleria nemica 32 su 45, noi siamo belli carichi. Ok. Là è tranquilla. Bene. Perdite abnormi rispetto a quello che avremmo dovuto avere, ma insomma, poteva andare peggio, ecco. Perdite 144, tante, obiettivamente tante. Tante quante le uccisioni. No, tante, quasi la metà, ecco, del nostro avversario. Allora, adesso, liberi per giocare su riscatto. A ruolo ai guerrieri. Uccidi i prigionieri. Ma io direi che secondo dobbiamo riunificare. Direi di arruolare i guerrieri. On the march. Allora, Atelward deceduto. E la cosa, il nobile nemico è morto nei combattimenti contro di noi. Benissimo. Questo gli sia da lezione chi vorrà opporsi alla nostra forza. L'andiamo a finire? C'è una battaglia in vista. Valuta attentamente le tue probabilità di vittoria indicate sulla barra dell'equilibrio di forza sul pannello centrale. Se le tue forze sono favorite, puoi combattere manualmente oppure usare la risoluzione automatica che determinerà l'esito dello scontro. Io direi di combattere in maniera aggressiva. Bene, così abbiamo risolto definitivamente e reintegriamo. Benissimo. Dobbiamo portare stabilità nelle nostre terre prima di guardare oltre i nostri confini. Dimostra il tuo diritto di governare ed elimina i ribelli nelle vicinanze. Fatto. Ok, la prima è andata. Primo passo verso qualcosa di grande, si spera. Come procede la cosa? Dateci un'altra missione da fare. Datecela! Allora, dopo aver preso il trono dei Wessex, Alfredo continuò con una gloriosa vittoria contro il grande esercito vichingo, capitanato dal feroce barbaro Guthrum. E ora che finiamo quella battaglia e ci occupiamo dell'Anglia orientale una volta per tutte. Spezzali via! Spazzali via! Uno dei tuoi nobili è salito di grado e ha guadagnato un punto abilità. Questi si possono spendere per ottenere dei bonus dal suo seguito. Clicca sulla notifica in alto sullo schermo per andare direttamente alla pagina dettagli del personaggio. I punti abilità si possono spendere per il gruppo di seguaci visualizzato a destra sul pannello dettagli personaggio. Se migliori un seguace, di conseguenza migliorerà automaticamente anche l'efficacia del nobile. Bene. Al centro del pannello dettagli personaggio ci sono i tratti del personaggio guadagnati con le azioni.
Tratti, seguaci, carica e coniuge di un personaggio contribuiscono ai suoi effetti bonus, elencati sulla sinistra del pannello. Ok. Il comando, l'autorità e lo zelo dei personaggi sono influenzati dai loro effetti bonus e sono elencati in alto sul pannello. Il loro grado e la loro esperienza sono visualizzati in alto a sinistra e l'eventuale coniuge in alto a destra, insieme agli effetti che dona. Levatrice. Più 3 marito quando governa, più 20% la probabilità di avere figli. L'influenza di un personaggio è la misura del supporto di cui gode tra i nobili della fazione. La lealtà di un nobile diminuirà qualora la sua influenza superi quella del re. Ah, ok. Anche la lealtà è visualizzata sul pannello dettagli personaggio se questi non è il leader. Assicurati di tenere a bada la lealtà di tutti i personaggi affinché non si ribellino al re e scatenino una guerra civile. Ok. Allora, lui è il nostro Alfred, personaggio primario, per cui non ci preoccupa. Scusate. Allora, abbiamo un punto campione. Più 1 al comando, più 5 all'abilità corpo a corpo. Bardo, più 1 allo zelo. Procacciatore di cibo, rapinatore, furiere, sacerdote, ingegnere d'assedio. Io direi per ora campione. Lo scriba cosa ci dà? Più 10% di provincia locale, più 1 all'autorità. No, forse è meglio questo. Bene. Poi e uno è andato. Abbiamo il governatore, il nostro Beortric. Bene, lui è un contadino fedele, giusto, progressista e intelligente. E potrebbe fare appunto il procacciatore di cibo. A questo punto mi sembra particolarmente adatto. Senza moglie, qua tocca che si faccia qualcosa. L'influenza è a 9. Troppo alta? Troppo, sì, dovremmo trovare un modo per abbassarla un po'. Poi generale Elfwald, senza moglie, guerriero, capace, divertente, pugno di ferro, mediatore. Lui potrebbe essere un ingegnere d'assedio o un furiere. Furiere, perché questo dà 10% in più la capacità di movimento, più 5 alle scorte, che non è affatto male. Bene. Ok. A questo punto, guerra dichiarata. Ok. Ma io, ragazzi, direi a questo punto potremmo andare giusto avanti un attimo. Perché noi abbiamo... Fatemi vedere un attimo. Devo riprendere un po' a contatto. Allora, obiettivi. Elimina l'Anglia orientale. E vabbè. Poi abbiamo economia, gestione economica, molto approfondita, carico fiscale variabile, commercio con le varie province, variabile, volendo penso di sì, si potrà approfondire, sommario, ok. Poi con proiezione anche per i vari turni. Poi abbiamo tecnologia. Qua l'albero di sbloccabili tecnologici, suddiviso in unità corpo a corpo, lancieri da tiro, guerra d'assedio, unità di cavalleria, prestigio militare, guardie del corpo e compagni, reclutamento, civile, agricoltura, attività produttive, supporto militare, comando, commercio e comunità, ricerca in corso, nessuna tecnologia attualmente ricercata. Io farei unità corpo a corpo, non posso. Per ora non posso fare nulla, sono tutte bloccate. Va bene. Poi che abbiamo? Diplomazia. L'Anglia orientale sono quelli blu che hanno la zona gialla al momento. E non sarà facile per niente. No, sono i rossi, ecco, questi qua. Che abbiamo nella parte est. E ok,
E poi l'ultima cosa è panoramica strategica, beh, questa è la quella di prima. Va bene, quindi teoricamente noi da qua dovremmo prendere una provincia alla volta, da qui e risalire tutto. Qua, favore militare, ok. Beh, ragazzi, è bello complesso. Allora io direi, fatemi sapere cosa ne pensate. Se scopriamo sarà è volutamente un po' breve perché il gioco lo sto provando a poche ore dalla pubblicazione, voglio portarvi sto video il prima possibile, per cui non voglio dilungarmi troppo. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere cosa vorreste che io approfondissi, fatemi sapere se volete continuare e se sì, se volete continuare con questa campagna o con altre. L'idea sarebbe quella di farvi avere nei primi giorni, soprattutto pre-lancio, un video al giorno almeno. Fatemi sapere, organizziamoci, sono completamente a disposizione, perché sto guarendo finalmente, per cui posso tornare a fare i miei 40 video al giorno senza nessun tipo di problema. Io nel mentre magari mi farò una partitina per riprendere un po' di mistichezza con tutto. Ragazzi, fatemi sapere, spero che la cosa vi abbia fatto piacere e noi ci vediamo prestissimo. Ciao ragazzi!